Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Il decimo meeting città di Castelfidardo, la gara regionale di Pianello Vallesina. Tecnocoperture, Osimo, coperture del settore industriale e di civile abitazione, di qualsiasi genere, specializzata nel recupero di strutture esistenti e nella bonifica dalla presenza di amianto, con soluzioni di rimozione e sopracopertura. Se non sai quindi come risolvere il tuo problema della bonifica dall'amianto, rivolgiti con fiducia alla Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo. Dopo l'Oikos Fossombrone, Fontespina e Marotta è arrivato il momento della Bocciofila Castelfidardo, che è stata una delle prime, se non la prima in assoluto, ad ospitare manifestazioni del genere a livello regionale. E così c'è stata un'altra bella giornata di sole, di calore, di allegria e di amicizia in questo decimo meeting città di Castelfidardo, organizzato dall'Anfas Conero Ollus in collaborazione appunto con la Bocciofila di Castelfidardo e con il patrocinio della Regione Marche, Comune di Castelfidardo e naturalmente del Comitato Provinciale di Ancona della Federbocce. Anima di questa manifestazione, come sempre, è stata lei, Vera Caporaletti. Noi con Fossombrone, con la Metà Orense, abbiamo ideato questa realtà. Questo è il decimo meeting, diventiamo sempre più grandi, sempre più importanti, è sempre bello dare un momento di serenità e divertimento ai nostri ragazzi, perché sono tutti figli nostri. Bravo. Maglio Francenella, presidente della Bocciofila Castelfidardo, è rimasto pienamente soddisfatto di questo decimo torneo. Sì, bellissimo. Decima edizione. Grazie. Complimenti. Grazie. A dirigere e coordinare il torneo, come sempre lui, Tonino Tonelli, con cui abbiamo scambiato la solita battuta. Guarda caso, eh? Guarda caso, non c'è oggi fuori. Eh beh, oggi, anche oggi, come sempre, sempre una bellissima giornata e c'è il sole, tanto, tanto veramente sole, anche se ormai siamo verso la primavera. Però è una bellissima giornata perché anche oggi 94 ragazzi partecipanti, 11 centri, quindi no, va bene così e sono contento di come sta andando questo movimento. A proposito, il prossimo appuntamento, il 3 maggio, l'abbiamo anticipato, non è più al 10, al 3 maggio è alla Metà Orense di Calcinelli. Anche perché il 10 passa il Giro d'Italia, eravamo penalizzati. In questo caso siamo più liberi e più tranquilli. E ora ascoltiamo il presidente della Federbocce Marche, Andrea Evangelisti. Anche oggi penso che stiamo vivendo piuttosto una giornata piena di entusiasmo. Ci avviciniamo ormai alle ultime battute di questi tornei, tanto è vero che stiamo parlando proprio di fare un punto della situazione tutti insieme, anche perché è giusto ormai dare il giusto risalto a questo movimento dei ragazzi diversamente abili, che nella nostra grande famiglia delle bocce ha preso piede in maniera veramente encomiabile, per cui ringrazio intanto la Bocciofila Castelfidardo che ha ospitato questo torneo, ma ringrazio anche le altre società che lo hanno fatto e lo faranno, così come tutti i nostri istruttori, chiamiamoli così, o educatori, sia delle bocce ma anche dei centri che partecipano. Quindi un grazie a tutti e speriamo che questa bella iniziativa, che ormai ha preso corpo in una maniera incredibile, si mantenga tale.
Oggi hai giocato in casa, eh? Sì. Hai giocato bene? Sì, sì, sì. Di tutto a posto. Tutto a posto. 100 punti. 100 precisi. 100 punti. 100... Bene, televisioni. Bravo. Ciao, sono forte. No, sto spiegando perché questo è la prima o seconda volta, allora mi chiede delle cose, è una ragazza tanto brava e ho piacere di raccontare tutto quanto. Capito? Esattamente, mi racconta l'esperienza. Sì, sì, assolutamente. C'è anche la collega che rimane un po' timida. Di che centro siete voi? ANFAS Potenza Picena. Da poco sì. Che fate questi... Abbiamo iniziato l'anno scorso in realtà, sì sì. Alla prossima. Bella. Perfetto, ciao. Tu chi vuoi salutare? Bene. Bene. Tutti grazie. Ciao. Tutto bene, amico? Sì, tutto bene. Grazie. Ciao. Ciao, piccola mia. Ciao. Ciao. Sei sempre allegra, sempre sorridente. Ciao. Voglio salutare a miei cugini. Quelli di parte di Letizia, a tutti, che se mi guardate io sono qui, guardatemi la televisione. Brava, brava, brava. La voce dei più. Sei la voce dei più, te la fai sentire ancora una volta? Sì. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Strada amica di una sera, io ringrazierò. Fra 28 anni vado a stare con mamma al ricovero Rondolfo. Davvero? Sì. Io e mia mamma e i mitici Pooh. Mi sono vista in televisione e ho parlato con le bocce. Poi sono contenta che sono nata, lavoro, faccio in televisione e sono una campionessa. Villa Vialina, Centro Sole, Padova. E sono brava, lavoro e gioco le bocce. Mattia! Ciao! Io vinco sempre le bocce. Ma non perdi mai? No, no, vinco sempre, vinco. La squadra ha fatto bene, ha fatto dei punti micidiali, 8 più 4 su 16. Ha fatto bene dei punti, ha fatto punti molto belli. È stato bravissimo, ho fatto le botti, le palline così. Ecco, ne avete già parlato voi. Ciao! In casa famiglia. Casa famiglia Rosso di Casa... Ci trovi bene? Sei molto. Ancora una bella giornata di sport e di amicizia alla Bocciofila Castelfidardo, con un torneo che ha visto l'impegno e la gioia di tutti, i giocatori, gli assistenti, gli allenatori, gli arbitri. Dopo la Bocciofila Castelfidardo ci sarà la Bocciofila Metaurense e poi la Bocciofila Ancona 2000. Siamo certi che saranno ancora due belle giornate. Alla fine di ogni torneo c'è anche una classifica, ma noi preferiamo sempre dire che hanno vinto tutti. E al torneo c'era anche Massimo Magnarelli di Castelfidardo, che avrebbe partecipato a Roma ai campionati italiani FISDIR con la maglia dell'Antropos di Civitanova Marche. Ebbene sì, Massimo è tornato da Roma con la maglia di campione d'Italia. Complimenti. Allora, ce la faremo? Sì, sì. Sì. E proviamo. Come no? A Castelfidardo, a seguire questo torneo, c'era anche un giovane di 93 anni. 93. Sta bene, sì. Se tira avanti. Non c'è male. Se tira avanti. Sono un appassionato delle voci. Ho fatto mette gare.
E ora chiudiamo con la cerimonia delle premiazioni e le parole dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Castelfidardo, Riccardo Memè. Ma sicuramente grazie a Vera che in questa attività crede, con l'ANFAS ha sempre cercato di portare i ragazzi in primo piano, e quindi grazie anche alla Bocciofila che comunque in questi 10 anni ha dato spazio e possibilità ai ragazzi di praticare attività sportiva e di arrivare a questo livello. Quindi grazie a chi comunque crede in queste attività, proprio per i ragazzi che comunque anche loro hanno bisogno di spazio e esprimere le loro potenzialità. E vabbè, per una volta diciamolo, qui ha vinto l'ANFAS Castelfidardo e nella squadra c'era anche Massimo Magnarelli, e Silvio è il suo allenatore e sarà a Roma con lui per il campionato italiano. È abbastanza bravini. Fabrica. Sì, giocano in casa, dopo tutto anche fare campo. Facciamo anche un augurio a Massimo Magnarelli. E speriamo che faccia una buona impresa. E voglio dire, sai, sarà molto difficile perché, sai. A Roma? A Roma, sì. E sarebbe al 18 in poi, fino a domenica. Campionato italiano. Campionato italiano, esatto, sì. In bocca al lupo a Massimo. Crepi il lupo e auguri a tutti. Qualche secondo di pubblicità, poi la gara regionale alla Bocciofila Pianello Vallesina. Restate con noi. Tecnocoperture e nuove soluzioni in alluminio per il settore industriale. Tecnocoperture e soluzioni tecniche a qualsiasi problema inerente le strutture prefabbricate in genere. Tecnocoperture è per il settore civile. Coperture con coppie e tegole in rame e alluminio. Capacità tecnica ed esperienza al vostro servizio. Questo è Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo. La Bocciofila Pianello Vallesina è arrivata alla 31esima edizione del Trofeo Banca Marche, gara regionale individuale per le categorie A1, A e B, e alla 11esima edizione del Trofeo Avis per le categorie C e D. Una gara regionale a gironi serali che ha visto la partecipazione di 426 giocatori delle 5 categorie seniores. Insomma, una bella tradizione che continua in questa piccola, solo 2 campi disponibili e poco spazio per il pubblico, ma solida e ben collaudata Bocciofila. Una società che gravita sul comune di Castelbellino, ma che da sempre è protagonista anche delle bocce del comune di Monte Roberto. E allora le prime 2 interviste sono al sindaco di Castelbellino Demetrio Papadopoulos e a quello di Monte Roberto Olivio Togni. Siamo arrivati al 31esimo, io ho detto per me è l'ultimo, almeno come sindaco, spero di poterci arrivare. Prima mi sono complimentato con tutti quelli che portano avanti queste nostre società, con tutti quelli che partecipano. Sicuramente è stata una bella giornata, io sono arrivato alla fine, però bene così. Qui è sport ma anche volontariato, diciamo che è il volontariato che ancora manda avanti questa Italia in parte. Le nostre associazioni vanno avanti esclusivamente con il volontariato, il che approfitto a fare i complimenti non solo alla Bocciofila ma a tutte quelle associazioni, ne ce ne abbiamo più di 20 nel comune. Senza questi non lo so se noi come istituzione comune avremmo potuto portare qualcosa avanti. Il loro aiuto è indispensabile. Come si dice, qui sono nato. Questa è stata la mia Bocciofila, anche perché Pianello, non so se serve ripeterlo, fa parte dei 2 comuni. Pertanto, diciamo, anche se la parte, diciamo, più importante a livello di popolazione è di Monte Roberto, ma quest'area, diciamo, dove c'è questo impianto è sotto Castelbellino. E pertanto condividiamo quest'area, come magari altri impianti sportivi che sono sotto Monte Roberto, vengono usati da quelli che vivono sotto Castelbellino.
e non so se questo si fermerà qui oppure si arriverà anche oltre. Oggi abbiamo degli obblighi molto forzati da parte delle leggi. Io mi auguro che, visto che questa sera proprio è stato fatto il Presidente della Repubblica, domani se facesse il governo e avessero magari un occhio di riguardo per questi piccoli comuni, dove tanti, anche prima sentivo il consigliere, osannano, però cercano di cancellarli quasi in questo. E forse ecco, questo obbligo potrebbe anche portare a stringere ancora maggiormente questo rapporto che abbiamo proprio col comune di Castelbellino. Ha presenziato alla manifestazione della Bocciofila Pianello Valesina anche il consigliere della Regione Marche, Enzo Giancarli. Essendo stato sabato a Serra di Conti e avendo incontrato lì il presidente De Pianello, non potevo non accogliere questo invito. Comunque è stata, come sempre, è una serata interessante. Dal punto di vista sportivo io credo che questa competizione leale, così agonistica, rispetto alle regole precise come accade nello sport, è sempre un bel momento, un esempio di vita. Significativo è anche il fatto che ci si aggreghi, che si socializzi, che si costruiscono questi momenti di amicizia. Il presidente del comitato provinciale della Federboce di Ancona, Gregorio Gregori, pone l'attenzione sulle piccole bocciofile del suo comitato. Le bocciofile con due campi sono un po' la prerogativa dei paesini piccoli e anzi dobbiamo ringraziare la bocciofila, tutti quelli, i dirigenti che si danno da fare per mantenere in vita queste strutture, perché con i tempi che corrono non è facile, quindi i sacrifici se ne fanno tanti. E non c'è solo da dirgli grazie. Terminate le partite dei quarti di finale, in campo sono iniziate due semifinali, una delle categorie superiori tra Paolo Grilli Castelfidardo e Luciano Landi Borgo Catena e una delle categorie inferiori tra Matteo Lucchetti Olimpia Marzocca e Gianluca Giulietti Serra dei Conti. Il giovane Matteo Lucchetti, che fra l'altro ha vinto l'edizione dell'anno scorso di questa gara, parte subito bene conquistando 3 punti. Non stanno andando troppo bene le cose per Luciano Landi, Borgo Catena, sta perdendo per 8-3 da Paolo Grilli, Castelfidardo. Vediamo ora l'ultima boccia all'accosto, 1 punto a terra per Grilli, che ora tenta di inserire il punto della vittoria ma non ci riesce. Va la bocciata sul secondo punto, bel centro, 8-2-10, Paolo Grilli in finale nella categoria AB. Matteo Lucchetti colpisce e ora inserisce il terzo punto, dal 3-0 passa a condurre per 6-0. Sembra che ci sia poco da fare per il suo avversario. Ancora un bel centro per Matteo Lucchetti, mentre sono entrati in campo per la seconda semifinale di categoria AB Ivano Lucconi e Giorgio Ambrosi. Matteo Lucchetti è arrivato a condurre per 9-0, un solo punto alla vittoria. Un solo punto alla vittoria ed è arrivato in finale nella categoria CD Matteo Lucchetti Olimpia Marzocca. Se la dovrà vedere con uno dei due fratelli Conti, Diego o Cristian, della Bocciofila Jesina. Intanto vediamo l'ottimo accosto di Giorgio Ambrosi e la splendida bocciata di Ivano Lucconi. 2 punti presi. Ambrosi lascia a terra 2 punti. Ivano Lucconi. Eh sì, parte bene, giocatore di casa, anche per lui un 3-0. Ci si aspetta un bis dopo la vittoria della settimana scorsa a coppia nella gara della Bocciofila di Serra dei Conti. Premiazione dei terzi e quarti classificati. È buona Ivano Lucconi 4-0.
ed è una passeggiata fra i due gemelli della Jesina, una semifinale giocata in casa. Giorgio Ambrosi, che ora si trova sul 4-1, vediamo, sono due punti, accorcia le distanze, 4-3. Cristian Conti, bella bocciata, 3-1 per lui, e ora sorride perché sono 4 punti a fondo campo, 7-1 per Cristian Conti. E Giorgio Ambrosi in avanti, 5-4, e poi subito dopo altri due punti, 7-4 per lui. Ivano Luconi prende il punto. Ambrosi se ne va alla sua boccia, ancora l'accosto Ambrosi, è più o meno come quella di prima. Ultima boccia, e questa volta è corta. Vediamo Ivano Lucconi, ma nel frattempo c'è la vittoria di Cristian Conti e di qua la bocciata di Ivano Lucconi allarga un po' il gioco. Rimangono due punti all'avversario, ancora il tiro Luconi e questa volta gli va bene. Sono due punti per lui, 6-7. Ambrosi. Siamo quasi a fondo campo e la sua boccia si annulla sulla gomma di fondo. Ivano Luconi. Due punti presi. Vediamo, la terza boccia però è corta, comunque c'è il sorpasso, 8-7 per Luconi, forse ce la fa. Bella bocciata per Giorgio Ambrosi e Ivano Luconi, sbaglia l'ultima boccia, lascia spazio al suo avversario per inserire altri due punti che sarebbero quelli della vittoria. Vediamo Ambrosi. Secondo punto inserito, 9, 9 e 1, che fa 10. E la finale per Giorgio Ambrosi è finita per il giocatore di casa, Ivano Luconi. Gli sponsor sorridono e sorride anche Laura. Sorride anche Matteo Lucchetti, che nella prima tornata conquista 4 punti. Cristian Conti subito sotto, 4-0. Questa era la finale di CD, vediamo nella AB, Ambrosi e Grilli. Due punti presi per Giorgio Ambrosi. Grilli all'accosto. Ancora due punti per Ambrosi, che parte subito 2-0. Matteo Lucchetti. Cristian Conti. Colpisce, ma se ne va anche il pallino e non è fortunato. Ancora un punto per Lucchetti. Siamo sul 5-0. E di qua, Giorgio Ambrosi. Raddoppia dal 2-0 al 4-0. Saranno questi i due vincitori? Matteo Lucchetti, Cristian Conti. Ottimo il suo accosto. La bocciata di Matteo Lucchetti colpisce, se ne va anche il pallino. Ora vediamo a fondo campo il punto è preso. Bella bocciata per Cristian Conti, un punto per lui, 5-1. Giorgio Ambrosi. Giorgio Ambrosi è arrivato sul 7-0. Cristian Conti,
troppe bocce sbagliate. Un punto a terra per Matteo Lucchetti, secondo già inserito, e arriva anche il terzo, 8-1 per Matteo Lucchetti. E di qua Giorgio Ombrosi arriva sull'8-0. Bel fermo per Cristian Conti, tiro sul pallino, errore, 4 punti per Cristian Conti che si porta sul 5-8. Bel recupero. E subito dopo vediamo Cristian Conti all'attacco, un punto, 6-8. E dal 6-8 vediamo una bocciata, allunga la sua boccia Matteo Lucchetti e lascia un punto al suo avversario. Siamo sul 7-8, ai brividi. Giorgio Ambrosi, un punto a terra per il suo avversario. Paolo Grilli, è lunga la sua boccia, soltanto un punto, 8-1, è il primo. Bocciata di volo per portare la sua boccia a fondo campo. Il punto è preso. Tre bocce ancora da giocare per Giorgio Ombrosi. La bocciata, la bella bocciata a fondo campo di Giorgio Ombrosi e la vittoria. La vittoria per Giorgio Ombrosi, Campanelli Moglie. Ho giocato abbastanza bene, ma bisogna sempre soffrire per vincere, senza soffrire non si vince. Dedico la vittoria alla società, alla famiglia e a tutti quanti. 8-7, Cristian Conti può ancora recuperare, ma sbaglia, lascia un punto al suo avversario. 9-7. Vediamo, se ne va la boccia di Cristian Conti, bella bocciata, pulita la boccia del suo avversario. Ma Matteo ha preso il punto, colpisce Cristian Conti e a fondo campo il punto è preso. Matteo Lucchetti all'accosto con l'ultima boccia. Accosto perfetto per Matteo Lucchetti, Cristian Conti alla bocciata. Errore della vittoria per Matteo Lucchetti, una splendida stagione per lui. Dei bei risultati quest'anno e anche questa sarà un buon risultato. Sei contento anche tuo sì, papà sì. E i tuoi nonni che ti seguono sempre? Sì, loro sempre dietro. E allora questa volta vuoi cambiare la dedica? No, sempre a nonno, alla famiglia, anche a mamma. E dalla bocciofila Pianello Valesina chiudiamo con le parole del presidente Benito Contadini. Non è facile perché purtroppo con la situazione economica che stiamo attraversando i sponsor rimangono sempre di meno e abbiamo problemi e difficoltà a poter tirare avanti bene. Però con questo voglio ringraziare sia il Comune di Castelbellino di Monte Roberto che ci danno aiuto e più i sponsor che ci stanno vicini. E cerchiamo di tenerci in cari perché se ci mancano loro ci troveremo in grossa difficoltà. Ascolta Presidente, dicevamo 31esimo trofeo Banca Marche ma anche 11esimo trofeo Avis, ricordiamo anche questo. Esatto, il trofeo Avis eppure sì che ci onora di darci una mano e noi a loro. Esatto, noi a loro è scambievole sta cosa, però ci fa molto onore, ci stanno vicini, cerchiamo di fare il possibile per collaborare insieme. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni.